scritto un'opera che ancora oggi viene letta. L'opera in questione si intitola Il commissario Montalbano. Prima di riportare l'opera in auge, ebbi difficoltà perché non tutte le persone sapevano di cosa si trattasse. All'inizio, infatti, non sapevo cosa fare, poi mi venne l'idea di realizzarla. Ovviamente non era così semplice, anche perché nei primi momenti il commissario Montalbano non era assolutamente facile da scrivere né tantomeno da leggere. Però poi fortuna ha voluto che ogni persona andasse a recepire bene quello che effettivamente avevo scritto. Lì per lì non mi rendevo conto del fatto che era un'opera precisa che riguardava un mondo nuovo, un mondo innovativo, ma solamente dopo ho recepito che si trattava di un'opera che sarebbe diventata virale. Oggi, da come qualcuno mi ha detto, quest'opera viene letta a 360 gradi e per me è motivo di gioia, di felicità e soprattutto di grande felicità. Non avrei mai immaginato che Luca Zingaretti andasse a interpretare il commissario Montalbano in una maniera che io azzardo a dire sia corretta e soprattutto prova corrispondente al personaggio del commissario Montalbano. All'inizio, quando lo vidi in TV, ebbi la possibilità di chiedermi: ma è lui o non è lui? Poi però ho capito che effettivamente parlando era lui, è il personaggio giusto, rappresentato dal commissario Montalbano. Ancora oggi sono soddisfatto di lui. Grazie cari utenti, il video termina qua, un'imitazione buona, spero, e un'imitazione, un video omaggio di stima per il grande Andrea Camilleri, un personaggio straordinario della letteratura italiana. Che Dio ce lo porti in gloria sempre. Vi ricordo che è morto un po' di tempo fa, iscrivetevi, commentate, ciao da Leandro, conoscitore italiano.